Ragazze e ragazzi, ci siamo. Ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in una nuova serie su Final Fantasy VII Remake. È passato parecchio tempo, 4 anni circa, dall'ultima introduzione che feci per un altro Final Fantasy, il 15. È stata un'introduzione piena di emozione e di speranze, in parte frantumate, devo dirvi la verità. Ed è questo il motivo per cui oggi, nell'introdurmi e introdurvi questo Final Fantasy, sono leggermente più tiepido. Il progetto di Square Enix è ancora nebuloso. Questo primo episodio uscito per PS4 avrà un seguito per Next Gen, ma al momento non ci è dato sapere nulla sulla natura episodica di questo prodotto e su come Square ha intenzione di portare avanti il progetto. Tuttavia, non voglio nemmeno essere troppo scettico, vorrei che ci godessimo insieme questa avventura e vorrei dirvi che per me sarà quasi la prima volta. 2 minuti giusto per raccontarvi la mia esperienza. Allora, io Final Fantasy VII lo giocai ai tempi su PlayStation 1, ma, complice anche il fatto che ero un bambino e non conoscevo benissimo l'inglese, mi fermai dopo le prime 4-5 ore, credo che non uscii nemmeno da Midgar, proprio come ciò che faremo all'interno di questo titolo. Vivremo solo la parte all'interno di Midgar, almeno. Questo è ciò che ho bene o male capito leggendo le varie anteprime recensioni. Si tratta di un remake, ma anche di un rebuild, per usare un termine all'Evangelion, un prodotto che in qualche modo andrà ad approfondire la caratterizzazione di alcuni personaggi, di alcune situazioni e così via. Ma io non potrò cogliere questi arricchimenti, non potrò apprezzare le sfumature in più che hanno dato ad alcuni personaggi, perché per me appunto sarà tutto piuttosto nuovo. È incredibile, ma sì, sono in blind run su Final Fantasy VII, remake o no. Sarà un'esperienza nuova per me. Ed essendo che casa Square in passato, e sottolineo in passato, mi ha fatto emozionare veramente tantissimo Final Fantasy 8, 9, il 10, la saga di Kingdom Hearts, nutro ancora grosse speranze, speranze di potermi emozionare come un tempo, come in parte ha fatto in realtà Final Fantasy 15, per carità, però di riuscire anche a vedere una chiusura del cerchio, ed è strano a dirsi per un gioco che al momento conta solamente di questo episodio, però che mi dia soddisfazione, che mi trasmetta qualcosa e che mi faccia respirare quell'aria magica tipica dei Final Fantasy. Per cui partiamo, vediamo ragazzi, lo scopriremo insieme, come sempre. Io veramente ci metto il cuore. Andiamo. Allora, nuova avventura, carica opzioni, menu minimale, la spada me la ricordo, questo era il menu anche del Final Fantasy VII originale. Naturalmente i pochi ricordi che ho tenderò a condividerli con voi, ma saranno veramente pochi. Allora, opzioni. Dunque, io avevo provato la demo, in realtà l'avevamo giocata in live insieme. E un grosso problema che avevo rilevato era l'audio in inglese che non corrispondeva ai sottotitoli in italiano. Ho sentito dire che i sottotitoli in italiano sono quelli più fedeli all'adattamento giapponese, quindi alla versione originale dell'opera. Ora, magari mi darete voi delle delucidazioni in più nei commenti, però anche solo per non sentire la dissonanza tra parlato e scritto, dato che l'inglese rispetto invece a quando ero bambino lo conosco un po' di più, metterei l'audio in giapponese, se si può. Lingua dei dialoghi. Ah, anche in francese e in tedesco l'hanno doppiato. Perché non ce lo giochiamo in francese? Potrebbe essere interessante, no? Dai, ce lo giochiamo in giapponese. Per ora i volumi vanno bene così. Tutte queste cose direi che al momento non ha senso esplorarle più di tanto. Aumento solo un goccio la luminosità dello schermo per voi. YouTube tende sempre a scurire i video. E partiamo, ragazzi. Ci siamo. Nuova avventura.
spostamento della visuale. Standard, invertito, verticale, invertito, orizzontale, invertito, orizzontale, verticale. Ma lo manterrai standard, non ho mai avuto problemi in questa modalità di visuale. Classica. Attacchi base, spostamenti sul campo vengono gestiti automaticamente. Il livello delle battaglie sarà lo stesso della modalità facile. E allora, ragazzi, affrontiamo battaglie appassionanti di livello intermedio e buttiamoci con la standard. Si parte! Si comincia! Wow! La mia PlayStation sta scalpitando. Probabilmente sentirete anche voi le ventole che friggono. Wow.
ragazze. Wow. Capitolo 1, attentato al reattore. Sono già molto emozionato, davvero, per le musiche. Lo sto giocando in cuffia, anche col volume abbastanza alto, quindi forse è meglio se me l'abbasso. Wow, Lost è stata qualcosa di incredibile, incredibile. Il filmato introduttivo con quella musica sotto e questa sequenza, con questa grafica, allucinante. Allora, non possiamo parlare con Barrett, no? Ok. Tocca a noi. Wow, ma ragazzi, ma che fomento! Ma che fomento per attaccare con la spada quadrato. Ok, ok, la demo l'abbiamo pur fatta, eh. Ok, e Cloud sale a livello 7. Questa piccola chicca subito per iniziare un trofeo. Debutto mercenario. Vai, vai. Mamma mia, ragazzi, sto carico con i pallettoni, eh. Bello che ero partito scettico. Ci ha voluto poco. Sono già completamente immerso. Allora, tutorial. La barra TB è indispensabile per usare comandi avanzati. I due segmenti si riempiono col trascorrere del tempo e in base a come agisci. Prova a colpire il nemico con un quadrato. Ok. 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 Leggi di nuovo. Chiaro, chiaro. Ok. Carica TB sufficiente. Ok. Consumando la barra TB puoi usare abilità, magie, oggetti in battaglia premendo X. Adesso possiamo usarla, per esempio. Bam! Se non mi ricordo male dalla demo, era possibile anche inserire degli shortcut per questi attacchi. Durante l'esplorazione puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale premendo Options. Ok, ok, col touchpad apri la mappa della zona in cui ti trovi. Quando ti avvicini all'icona, compi in modo automatico l'azione richiesta dalla situazione, come saltare o accucciarsi. Ok, allora, guardate come si dissolvono in pulviscolo magico. Allora, apriamo subito il menu. Nel menu principale puoi verificare le informazioni dei personaggi, gestire l'inventario, salvare o caricare i progressi e molto altro. Ok, il salvataggio è manuale. O forse possiamo fare del salvataggio manuale. Allora, configurazione tattica. Scusate ragazzi, faccio queste cose ora, poi partiamo. L1 più quadrato. Esatto, sono questi gli shortcut. È il colpo audace. L1 più triangolo è la lesione estremante. Con L1 più cerchio la pozione. Abilità limite, colpo incrociato. Ok. Magia, abbiamo Ignis. Infligge danni da fuoco ridotti, chiaro. Nell'inventario abbiamo 6 pozioni che restituiscono 350 punti vita e un etere. Ok. Le nostre caratteristiche. Banda di bronzo e spada potens. Va bene, il tutorial. Ok, va bene, dai. Quindi andiamo. Mi dispiace solo non essermi allenato di più con la demo. Gli attacchi si possono parare con R1 o schivare con cerchio. Parando gli attacchi subisci meno danni e fai riempire la barra ATB. Ok, iniziamo a parare. Ok, questa è la schivata. Sì, è decisamente action. Ok, e adesso no, quadrato. Vai. Bam. Oh, c'è un altro. Non ti avevo visto a te. Perfetto. Mamma mia ragazzi, che figata. Davvero, c'è poco da dire, eh? Allora, dobbiamo andare avanti. Io comunque mi guardo intorno.
Premi triangolo per aprire forzieri che incontrerai sul tuo cammino. Usa triangolo anche per interagire con persone e azionare oggetti. Quando compare indicazione premuto, significa che per compiere l'azione devi continuare a premere per qualche istante. Ok. Due pozioni, ottimo. Poi forse possiamo distruggere qua. Ok, beh, in realtà non ce n'è stato bisogno. Però fatemi capire com'è l'interazione. Ok, no, questi oggetti sono abbastanza statici, non sono frantumabili. No, ok, è tutto abbastanza fisso. Vabbè, ci può stare. See the world through her eyes. Ok. Va bene, dai, andiamo avanti. Chiaramente, rispetto alla demo, che era stata un'occasione solo per provare il gioco, qui cercherò di essere molto più lento ed esplorativo, insomma, mi conoscete. Le casse di rifornimenti Shira contengono spesso oggetti utili o macoliti che fanno recuperare energia magica indicata nei punti magici. Per aprirle, distruggile con la spada premendo quadrato. Ok. Perfetto. Ok. Gli oggetti li ottengo automaticamente passandoci sopra. Sì, ma che bellezza. Mamma mia. Ok, una medaglia Moguri e una pozione. Quindi le casse vanno sempre distrutte. Beh, Soldier ga nan datte uchira no nakama ni naru no? Sono hito kyariya o suteru wake? Namae nan dakke? Moto Soldier da to yo. Namae wa Cloud Strife. 武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。チャートンカラテレディフィチル。見た目がいいから許せない。あれ目のチャダリファルスイヤーッケ。始まった。オッケー。クラウドさん、顔、頼っていいっすよね。そう言って、possiamo fidarci。 Parliamo con Barrett. Tada no kane meyate nara koko made konai ssu yo ne. Cloud san datte hoshi no mirai o omou kimochi wa ore tachi to. L'ha spiazzato. Vecchi. Takai kane haran. Gakkari sasen ja ne zo. Mia. Cinematografica a dir poco, eh. C'è una cura nella regia che non ho mai visto in nessun Final Fantasy. Veramente incredibile. Ok, di qua non possiamo passare. Con R3 puoi agganciare un nemico per prenderlo di mira e colpirlo più facilmente. Premendo di nuovo R3 metti fine all'aggancio. Ok, lock, chiaro. Cosa facciamo? Ok, sembra abbastanza fluido, avete visto il cambio come è stato rapido. Ok. Colpo audace, sì. No, l'ho mancato. Assurdo. E se lo manco? Okay, stavolta però l'abbiamo preso, assolutamente. Tremato. Sì. Posso colpirlo più facilmente perché è a terra. Trofeo guadagnato, tenacia stremante. Ok. Wow. Vediamo se qui c'è qualcosa. No. Ok.
リフトで上に待ってるっすよ。ok、 recupero di PM e una pozione。Il modello di Cloud è incredibile. È veramente assurdo. Si vede, è che siamo vicini alla next gen. Mamma mia. Ok. Qui forse anche possiamo distruggere una medaglia Moguri. Immagino siano una sorta di collezionabili.Ah, grazie. Allora, usiamo la parata anche, che io è una cosa che tendo a non fare mai nei giochi. Bam. Ehi, ehi, ehi. Ok.Va bene, mi devo abituare però. Sto già imparando a padroneggiarlo un po' meglio. Questa era una cosa che avevo riscontrato anche nella demo. Il gioco è action, però non è ignorante come quello di Final Fantasy XV. Cioè non è un button smash per cui spammi cerchio e bene o male te la cavi.Perché gli HP li abbiamo persi, combattendo. E quindi bisogna cercare di essere molto molto tattici. Questa musica è incredibile, ragazzi, è veramente gioia per le orecchie. So che c'era anche nella versione originale, non so quanto l'abbiano riarrangiata, ma in ogni caso è pazzesco. Bam. Ok, 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 ok. No, i barili non si possono distruggere. Faccio un po' di test anticlimatici per capire fino a dove si spinge l'interazione con l'ambiente, ma penso si riduca solo alle casse e agli scrigni come oggetti interagibili. Ma magari mi sbaglio, quindi proprio per questo preferisco essere accurato. Due pozioni.Ok, lui rimane qui e ci copre. Possiamo parlarci? No. Ah sì, io tengo aperta la via di fuga. Tu vai con gli altri. Ok, sì, lui ci copre. Ah, così si corre. Perfetto. Ok.泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬マコールは初めてじゃねえんだろ俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ教えたくねえってな神羅に未練たらありじゃねえか中堅スタンプかよ拒否したって意味ねえぞもともとお前抜きで立てた作戦だマコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。Ok. Allora, per adesso non mi sto soffermando troppo sulla trama, però è chiaro che questo soldato Cloud Strife è un mercenario. È stato assoldato da questo gruppo di ecoterroristi.Per aiutarli e perché lui lavorava per la Shinra e quindi conosce la mappa dei reattori, conosce questo luogo, riesce a orientarsi. Ok, andiamo. Ok, le linee di dialogo si ripetono. Ok, ok.
せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。Che tosto il nostro Cloud. Con triangolo ricorri alle abilità individuali di ciascun personaggio. Nel caso di Cloud puoi scegliere tra assetto leggero incentrato su attacco e difesa bilanciati e assetto pesante incentrato sull'offensiva. Ok. Però abbiamo usato sempre l'assetto leggero. Proviamo il pesante. Assetto pesante potenzia gli attacchi sacrificando la rapidità di spostamento e permette di contrattaccare automaticamente dopo una parata. Sceglilo al momento giusto, ricordando che non potrai parare gli attacchi a distanza e quelli magici, e che le schivate fanno tornare in assetto leggero. Ok, ok. Questo è da padroneggiare. Fatemi provare una cosa. Difenditi. Difenditi. Vai. Ok, quando l'energia vitale indicata dai punti vitali o PV si riduce sensibilmente, è il momento di recuperare con appositi oggetti o magie. Se PV di tutta la squadra sia zero, non è game over. Vabbè, questo è chiaro. Ma sono già messo così male, però io sto parando. Devo fare un contrattacco. Vedete prima quando vi dicevo che i PV li sto perdendo? Allora, usiamo già una potions. Dai, ne abbiamo 21, direi che possiamo permetterci di sprecarne una già adesso. Però questo per farvi capire che funziona questo sistema di combattimento. È rapido, dinamico, ma non siamo invincibili. Subiamo danni, quindi probabilmente è facile da imparare, difficile da padroneggiare. Zitto, aspetta. Come ti permetti? Oh, Jesse, ho matto Serena. Tu cosa mi dici? Nulla? Passcode の情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。OK。はい、ロック解除。Quindi c'è un altro gruppo di ecoterroristi. 後ろは任せてくれ。OK。Una coda di fenice, ottima, perché ci permette di far risorgere un personaggio caduto in battaglia. Ok. Sì, volevo solo parlare con voi. Mi piace parlare con il mio team. Che se probabilmente non piace così tanto a Cloud. このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえかつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予、うん、てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは
このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだ。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるな。Vedi di non deludermi。In azione Barrett Wallace. Barrett è specializzato negli attacchi a distanza ed è in grado di raggiungere nemici fuori dalla portata della spada di Claude. Se tieni premuto quadrato sparerai potenti raffiche. Ok, adesso controlliamo Barrett. Però per targettare posso targettare manualmente? Qua anche nella demo avevo fatto un po' di casino. Ok. Sovraccarico. Boom. Con sovraccarico colpisci pesantemente il nemico e fa riempire notevolmente la barra ATB. Prima di poter usare di nuovo l'abilità devi aspettare che l'arma si ricarichi, ma premendo triangolo riduci il tempo di attesa. Ok. Ehi, mai usato. Ok, vai. Ok, ricarichiamoci. Questa la distruggiamo in sovraccarico. Bam. Mamma mia. Per affrontare ogni situazione al meglio cambia personaggio con le frecce direzionali. Con L2 R2 invece indichi ai tuoi compagni di squadra quali azioni compiere. Ok. Torniamo da Claude. Ok. Allora, fatemi guardare un po' intorno. Quindi noi facciamo parte di questo gruppo che si fa chiamare Avalanche e che sta cercando di distruggere questi reattori che succhiano l'energia vitale del pianeta, che pompano l'energia vitale dal pianeta e la convertono in energia industriale. Claude, a soko mite. Keibi system. Kadou chuu da. Barrett naturalmente è il leader di questo gruppo. Mitsukattara yakedo ja sumanai yo. Dou susumeba ii ka shitteru yo ne? Laser wa ittei kankaku de miimetsu suru. Kieta taimingu wo niratte susumu. Sasuga. Ja, mazu watashi kara. Thrill ga daikoubutsu nano. Oi. Sono kirei na me ni shikkari yakitsukete ne. Mentre ti muovi durante l'esplorazione, tieni premuto R1 e R2 per farlo più rapidamente. Con L3 eviti di dover tenere premuto e continui a muoverti rapidamente finché non ti fermi. Infatti, io prima tenevo premuto L3. E dicevo, Barrett è il leader di questo gruppo di ecoterroristi e come potete vedere è animato da un forte senso per la causa, no? Un po' una Greta Thunberg dei noartri. O Thunberry, che dir si voglia. È molto attuale questo tema, e pensate che il gioco è del 98, 97. Oggi risuona ancora più forte questa tematica.
Naturalmente queste sono tutte aggiunte. Non c'erano queste barriere di laser nell'originale, o almeno non me le ricordo. Ve l'ho detto, io ho pochi ricordi. Ehi, qua è dura da evitare. Ok, ora. Va bene. Ok, spero di non essermi lasciato indietro troppe casse. Due pozioni. Beh, di pozioni ce ne stanno dando. Un annientatore. Allora, aspettate. Sempre guardarsi indietro. Qua c'è un forziere con un'ampolla di etere. E lì c'è il nostro annientatore. Allora, forse è meglio l'assetto pesante. Ok, se riesci a riempire la barra di stremo di un nemico lo renderai temporaneamente vulnerabile. Lo stremo è preceduto da una fase di tensione. Per riempire la barra di stremo più velocemente, sfrutta i punti deboli di ciascun avversario colpendolo con le abilità e le magie più adatte. Ok. Allora, proviamo lesione stremante. Dai, dai, dai. Sta cedendo. Sotto così. Siamo. Bam, stremo. Il nemico stremato diventa vulnerabile e subisce molti più danni. Se sfrutti le abilità individuali in questi frangenti, la barra TB si riempie più velocemente, permettendoti di ricorrere a abilità e magia ancora più potenti. Ok. Perfetto. Sotto così, sotto così. Bam. Praticamente andato. Ok, e questa è fatta. ファースト。あ?ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか?普通はよ。おっとして。ソルジャー様、普通のはずねえよな。はい、はい、ファーストね。行っちゃいかな?覚えとくぜ。 Ci sfotte un po' Barrett. Però questo ci dice molto anche della personalità di Cloud. È un soldato puro. Non sa nemmeno quanti anni ha, ma li calcola a partire dagli anni di servizio. Una macchina da guerra, letteralmente. Ok. Ci siamo quasi. Ok, qui non c'è null'altro che possiamo fare. E allora scendiamo. Odore di Mako. Ok. Probabilmente devo già usare un'altra pozione. Sì. Una coda di fenice. Altre pozioni. Vedi qua. Ok.
Va bene, è stato piuttosto semplice, però devo abituarmi a switchare, perché infatti lassù c'è una torretta, una sentinella laser. Ok, ok. Molto dinamico. Molto, molto dinamico. Perfetto. Ok. Allora, direi che ci siamo. Sentite Barrett come è esaltato. Fatemi fare un save, perché qui ancora non sono blind e so cosa accadrà. Per cui salviamo in questo punto. Non è brevissimo il salvataggio. Ci vorrà qualche istante, ma non così pochi. Ok, capitolo primo, attentato al reattore. Ci siamo, eh? Go! Ah, salvato automaticamente ora. Posizione sicura aggiornata. Chissà cosa vuol dire. Sate, Shinra ga okurikonde kita inu ja nai tte koto o shoumei shite morau. Bakudan wa omae ga setto suru nda. Tifa no tsure tte dake ja shinyou dekinai. Nakama ni narite nara. Nando mo iwaseru na. Ore wa yatowareta dake da. Dattara damatte yare yo. Facciamo i gradassi? Impostiamo il timer a 20 minuti. Ma quello che succederà dopo che avremo impostato il timer lo vedrete nel prossimo episodio, così come potrete vedere anche il vero inizio, almeno la parte che non si era ancora vista, che non era ancora stata mostrata nelle demo, nelle varie anteprime di Final Fantasy VII. Perciò chiudiamo questo antipasto, dalla prossima puntata si fa sul serio. Ciao ragazzi, alla prossima.